Amici, buon pomeriggio in diretta. Queste immagini vi arrivano dall'antistadio dello Stefano Rizzo di Rossano Corigliano, da dove pochi minuti fa si è chiuso questo allenamento congiunto tra il Cosenza e la Rossanese, squadra di promozione calabrese Girone A. Risultato nettamente a favore del Cosenza. E davvero bellissima giornata, bellissima cornice di pubblico. 5-1 il risultato finale. Per dovere di cronaca, la doppietta di Crespi, il gol di Forte, quello anche di Meroni nel primo tempo. Poi aveva accorciato le distanze Fabian Ramiro con il numero 2 della Rossanese, ed in chiusura, proprio negli ultimissimi istanti di questo allenamento congiunto, il gol del solito Mazzocchi, che ormai ci ha preso abitudine a segnare nelle ultime battute delle gare. Allora, cosa dire di questa giornata? Davvero molto bella, apprezzabile sicuramente da parte della società del Cosenza Calcio il ritorno in provincia. Queste sono le cose belle che a noi ci piace sottolineare e ci auguriamo che ce ne siano di più. C'è stato un comunicato che ci è stato dato che riguarda i tifosi del Cosenza, soprattutto un'altra bella iniziativa. Riguarda proprio i tifosi del Cosenza per le prossime partite interne della formazione rossoblu. Insomma, cosa dire? Noi abbiamo raccolto interviste del padrone di casa, praticamente il presidente della Rossanese, abbiamo raccolto le interviste anche del presidente Guarascio, abbiamo raccolto anche le impressioni del celebrato di questa giornata, ovviamente il figliol prodigo che ritorna nella sua Rossana, ovviamente. E Gigi Canotto, davvero qualcosa di molto bello, di molto emozionante, soprattutto per la parte ionica della provincia cosentina, accorsa qui numerosa a non far mancare ovviamente la sua presenza alla formazione rossoblu. Alle mie spalle vedete il torpedone che sta aspettando ovviamente i giocatori del Cosenza, che sono stati letteralmente presi d'assalto, non solo Canotto, ma i vari Tutino, Forte, tutti quanti, per la raccolta ovviamente di autografi, di selfie. Davvero una bella, bella giornata. Sono quelle giornate che si vivono con spensieratezza, non c'è ovviamente la tensione della partita, qualcosa di molto bello, soprattutto per una squadra che in questo momento, il Cosenza, sta dando delle belle soddisfazioni, perché non dimentichiamoci, erano anni, anni che dopo l'ottava giornata di campionato la formazione rossoblu non aveva 14 punti ed è nel lato, diciamo, sinistro della classifica, guardandola di fronte, che occupa i quartieri alti di questo campionato. Siamo nella pausa di questo torneo di Serie B, che riprenderà il weekend tra il 21 e il 22 di ottobre. Il Cosenza sarà di scena domenica 22 ottobre alle ore 16:15 allo stadio Luigi Ferraris in Marassi a Genova contro la Sampdoria. Poi ci sarà un'altra trasferta la settimana successiva di sabato. Si gioca al Diego Manuzzi di Cesena contro lo Spezia per l'indisponibilità dello stadio spezzino del Picco. Per cui due trasferte. Poi, ripeto, ci sarà una bella iniziativa, un comunicato che mi è stato dato proprio nel corso della partita, che vi leggerò poi quando faremo, diciamo, uno special che dovrebbe andare in onda questa sera intorno alle 20:30 più o meno di mezz'ora, dove vi mostreremo per l'appunto le interviste al padrone di casa, l'avvocato presidente della Rossanese, presidente Guarascio, Canotto, Caserta. Insomma, avremo di che disquisire, di che parlare per questo allenamento congiunto tra la formazione del Cosenza e quella della Rossanese. Ripeto, formazione che comunque ha ben figurato, non tragga in inganno il punteggio di 5-1, perché davvero la formazione rossoblu della Rossanese, ovviamente con tanti tantissimi giovani, si è messa ben in evidenza. Per la differenza di categoria ci sono buone prospettive, a mio avviso, per questa formazione, per lottare ovviamente per i vertici di questo campionato. Per il momento non ho null'altro da aggiungere, vi rimando a tra circa 3 ore, intorno alle 20:30. Lì vi darò quello che è il sunto con le interviste che abbiamo raccolto di questa giornata bella vissuta qui allo stadio Stefano Rizzo di
Rossano Corigliano. E ovviamente poi vi ricordo alle 21, aspettando le riflessioni Serie B, dove potrete vedere praticamente la replica del dopo partita di Cosenza Lecco. Poi vi darò anche la notizia che mi è arrivata da Lecco sul nuovo allenatore del Lecco, proprio notizie di qualche ora fa che mi è stata mandata subito immediatamente dal mio amico Pietro Diodati da Lecco. E poi ovviamente alle 22:30 su Media Sud, per l'appunto, aspettando le riflessioni sulla Serie B, ovviamente, che poi tornerà la prossima settimana. Insomma, se volete essere aggiornati sul Cosenza, seguiteci davvero oltre alla mia pagina Facebook, oltre Italia Cable e a Media Sud, che sono due applicazioni scaricabili da Google Play e ricevibili in ogni parte del globo terrestre. Per cui noi vi salutiamo. Alle mie spalle lo vedo perché è immancabile, ormai facciamo coppia fissa, il mio amico, grande amico Francesco Grazioli, conosciuto come Sciartella, c'era lui anche oggi presente, tanti tifosi, una bellissima, gran bellissima giornata. Ecco, io vi ringrazio, ci rivediamo più tardi alle 20:30 per questo speciale di circa mezz'oretta dove vi racconteremo questa giornata di oggi, questo allenamento congiunto tra i lupi del Cosenza Calcio e la formazione di casa della Rossanese. Grazie alla società della Rossanese perché si è completamente messa a nostra disposizione, squisita ospitalità, ma su questo non c'erano dubbi. Ovviamente grandissima accoglienza anche per i lupi e per tutti coloro che oggi hanno voluto partecipare. Per il momento è tutto, non mi dilungo altro perché credo che le immagini parlano da sole. Io mi sposto, vi lascio come al solito al torpedone del Cosenza che sta aspettando i lupi rossoblu per riportarli in città. Grazie e se vorrete alle 20:30 ci ritroveremo sulla mia pagina Facebook per il riassunto di questo allenamento congiunto tra Cosenza e Rossanese dallo stadio Stefano Rizzo. È tutto, ovviamente Antonio Palopoli vi lascia con il solito motto: il lupo non muore mai.